la mattina di luglio e a volo l'acqua della manichetta va su gradini e foglie, e là di certo contenta mia moglie allegra agita lo scintillio. Va la memoria ad un verso di Saba, ma ne manca una sillaba. Per quanti anni l'ho male amato, infastidito per quel suo delirio biascicato, per quel rigirio d'esistenza. E ora che riposano il suo libro e il mio corpo indifferenti come un sasso o una pianta o una invincibile ombra nel bosco, nel vuoto il sole s'avventa e un'iride ne grida, riconosco con lo stupore di chi vede il vero, lunga la poesia, lungo l'errore. Parevi stanca, parevi ammalata, ma t'ho riconosciuta io che t'ho amata. Ecco, questa poesia che si intitola Saba e che si conclude con la citazione di due versi di una poesia di Saba è una delle poesie più importanti, a mio parere, dell'ultima raccolta poetica di Fortini, composita Solvantur, quasi il suo testamento poetico, uscito proprio nel 1994, l'anno stesso della sua morte. E certamente quando Fortini scrisse la poesia che tu hai appena letto, aveva in mente la poesia intitolata pure Saba degli strumenti umani, certo, di Sereni, che rappresenta non tanto la poetica di Saba, quanto Saba personaggio, un Saba potremmo dire fortiniano per ira, passione, furore di passione politica e poetica al tempo stesso, che erra per le strade di Milano da una piazza all'altra, dice Sereni, dopo le elezioni del 18 aprile 1948, che videro la sconfitta della sinistra del Fronte Popolare, furibondo contro l'Italia, dice Sereni, citando Saba, porca, vociferando, porca, lo guardava stupefatta la gente, lo diceva all'Italia, di schianto, come una donna che ignara o no a morte ci ha ferito. E qui è straordinaria questa sovrapposizione di passione erotica, l'Italia come una donna amata, di passione politica e di passione poetica, che caratterizza poi gran parte della poesia italiana del Novecento, gran parte di quegli scambi intellettuali testimoniati dal nostro centro, perché Fortini, forse più di ogni altro intellettuale del Novecento, è al tempo stesso poeta, critico, raffinatissimo critico letterario e saggista politico. Franco Fortini non è stato soltanto uno dei più importanti poeti italiani del secondo Novecento, non è stato soltanto un grande critico letterario e un grande intellettuale, è stato anche un educatore, un insegnante e fino alla fine degli anni Ottanta ha insegnato qui all'Università di Siena storia della critica letteraria. La sua formazione non era quella di un critico accademico e chi ha partecipato alle lezioni, ai corsi universitari degli anni Ottanta e ai seminari dell'ultimo periodo ricorda molto bene la dimensione intellettuale che si creava in quella classe, in quell'ambiente, che era molto poco accademica per un verso e molto aperta invece al confronto, al dibattito intellettuale. Si parlava anche delle grandi questioni ideologiche si riusciva sempre a fondare il discorso in una dimensione intellettuale, politica a tutto campo.